riferimento. Ma guarda, anche Palmiro Togliatti era un uomo. Vabbè, Togliatti è un uomo pronto. Sì, ma sempre con la doppia verità, con la doppia verità, con la doppia morale, terribile, terribile. La casa italiana Zerilli Marimoda, della New York University. Sono Stefano Albertini, sono il direttore della casa ed è un grande piacere accogliere ancora una volta nei nostri ambienti Filippo Laporta. Filippo Laporta è nato a Roma, è saggista, critico letterario, scrive per l'Unità, musica, pubbliche, manifeste, per molte altre pubblicazioni. È autore di molti, molti libri, ne abbiamo presentato uno 2 anni fa o 1 anno fa? 1 anno e mezzo fa. È autore molto prolifico e direi che anche il motivo per cui ci piace chiamare Filippo e averlo quasi una presenza ricorrente qua da Casa Italiana è che è una delle persone che come poche ha veramente il polso sia della lingua e dell'evoluzione della lingua in Italia che della letteratura contemporanea, per cui una chiacchierata con Filippo Laporta è l'introduzione più sicura per cercare di capire quello che sta succedendo e che si sta muovendo nel mondo letterario in Italia e anche nelle trasformazioni della lingua, ed è il motivo per cui ci fa sempre molto piacere riceverlo con noi. I suoi 2 ultimi libri sono Uno sguardo sulla città, che è un po' al centro della presentazione di stasera, sono Scrittori italiani contemporanei e i loro luoghi, un'iniziativa che Filippo ha concepito in occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia e del quale ci parlerà anche più a lungo dopo. E l'altro libro con Bollati Boringhieri, con un titolo molto provocatorio che è Basta con la letteratura, che è detto da uno che fa di professione di critico letterario, decisamente merita il nostro interesse e la nostra attenzione. La presentazione di stasera, come l'avevamo concepita con Filippo, prima che il libro venisse pubblicato, Filippo e Paola, perché c'era anche lei, a un ristorante indiano, abbiamo detto che avremmo voluto fare una presentazione ma che avesse una parte recitata, una parte visiva, e così è stato. È stata concepita proprio in modo da avere al centro e come fulcro la letteratura e la lingua, ma in modo da portare dentro anche altre forme artistiche. Abbiamo la fortuna di avere con noi stasera 2 attori che sono Laura Capagotti e Francesco Campari, che sono qui e che prima dell'intervento di Filippo leggeranno alcuni di questi brani che una serie di scrittori italiani ha scritto dietro ispirazione e invito di Filippo. Poi ci sarà l'intervento vero e proprio di Filippo Laporta e durante la lettura dei brani che sono stati selezionati avremo il piacere di vedere questa serie di immagini, una presentazione multimediale concepita da Paola Coltellacci, che è curatore al Museo di Arte Contemporanea di Roma, Macro, che sono una serie di immagini, di opere d'arte ispirate alle città italiane. Non sono direttamente collegate l'immagine al brano che sentite, ma la combinazione della parola e dell'immagine credo che servirà a darci delle emozioni e delle sensazioni molto interessanti. Abbiamo una serata piena di tante cose, sono molto contento di potervela presentare e direi che anche che per questo ulteriore mood di celebrazione Daniela Matrono, che è una scrittrice italiana che avrei il piacere di avere qua con noi stasera, ci ha portato questi confetti tricolori. Allora, intanto che ascoltiamo le letture delle 100 città d'Italia, immaginate che siano ogni città uno di questi confettini e tutti insieme fanno la nostra bandiera. Benvenuti ancora a tutti voi e cominciamo con Laura Capagotti. La domanda. Allora, la mia domanda è stata questa. Nell'immaginario nazionale, la Milano da bere, tra brunch e happy hour, e la Milano operosa, la Milano capitale morale, centro dell'illuminismo italiano, e la Milano del Pio Albergo Trivulzio, la Milano dei paninari, di drive-in, e la Milano di Sesto Stalingrado, la severa Milano manzoniana e la Milano trasgressiva degli scapigliati si confondono e si sovrappongono, ma ci sono davvero tante Milano o si tratta di frammenti di un organismo unico, unitario? Molte delle Milano che citi non esistono più, neppure nell'immaginario condiviso dei milanesi, purtroppo. Però è vero che
Milano non è una città così semplice come appare vista a volo d'uccello. Se la attraversi incontrerai mondi che spesso si sovrappongono e altrettanto spesso non si incontreranno mai. La più antica tradizione di Milano è voler continuamente cambiare pelle, cercare di essere sempre al passo col mondo, aggiornata, affamata di novità. Questo porta alla perdita del suo patrimonio urbanistico e alla sua quasi indifferenza per quello artistico. Mi è capitato di vedere lo stupore negli occhi di alcuni turisti stranieri quando ho spiegato loro che il Cenacolo era qui e non a Firenze. La stessa Milano operaia, dopo aver mandato in pensione la sua classe lavoratrice, ha azzerato tutta la sua eredità di fabbriche, quasi fosse una colpa. Milano è in realtà un unico organismo, ma non monocellulare, è complesso, superiore, ancora tutto da decrittare. Taranto, Cosimo, Argentina. Ci sono due Taranto, la mia, una Taranto egoistica, perché frutto della proiezione che opero sui muri, volti e strade, di quello che è stato il mio covo fino al 90, il mio nido dal 1963 al 1990. E poi c'è l'attuale Taranto, una città sempre in prima linea per questioni malsane, arrestano tutti e poi liberano tutti a Taranto. L'ultimo in ordine di tempo è il direttore del porto, dirigenti ILVA, ufficiali di marina, autorità politiche, amministrative, tutti in discussione, tutti a frugare nelle tasche di questa città. Però si tratta di un posto dalle immense potenzialità. Il marcio ha tenuto lontano i gestori del circo mondiale, per esempio del turismo. Coste, tracce di un mondo antico, siti archeologici, tutto ancora da scoprire e da offrire al mondo. Tutto lì sta, ancora mezzo sepolto. Firenze, Marco Vichi, che è un rapporto di amore e odio con la sua città. Firenze è proprio così, un bellissimo cadavere. Non ha saputo dare continuità alla sua storia culturale e ormai da molto tempo si occupa solo di vendere ciò che esiste già. Spesso i fiorentini di oggi si attribuiscono valori e meriti che appartengono ai secoli passati, come se nelle loro vene scorresse ancora l'illustre sangue di Dante, Leonardo, Michelangelo, eccetera. Ma ovviamente certe cose non sono tramandabili. Per quanto riguarda il centro, questo vale per molte città italiane, grandi e piccole, la venerazione per i luoghi storici ha creato una città con grandi periferie che soffrono di una lontananza non solo geografica. L'area cittadina non viene considerata, trattata, servita tutta allo stesso modo. A parte questo, mi sembra che il centro venga considerato un po' come il salotto buono, dove i barboni non sono graditi perché disturbano l'occhio e attentano al decoro. In realtà danno fastidio perché sono i testimoni viventi del fallimento dello Stato sociale. E quando la sera i negozi di lusso chiudono le serrande, le belle strade del centro somigliano a un cimitero. Caserta, Antonio Pascale. Quando ho scritto quel libro, La città distratta, pensavo solo a descrivere fenomeni di cui avevo fatto esperienza. E dunque partivo da un dato individuale. Poi il libro è stato tradotto in Francia, Portogallo e Spagna e in molti dicevano, anche qui da noi alcune cose avvengono come a Caserta. Dunque, devo pensare che sì, può capitare che l'individualità rispecchi o rimandi a canoni più estesi. Quello degli ex, invece, è un fenomeno italiano. La capacità di riciclarsi è stupefacente. Se questa stessa capacità l'applicassimo ai rifiuti, saremmo di sicuro all'avanguardia. Bene, concludiamo con Cagliari, Gianluca Floris. Cagliari non sembra una città a misura d'uomo, lo è fuori di dubbio. Io credo che il tratto che la rende così vivibile sia in gran parte dovuto alle sue dimensioni ridotte. Non siamo in tanti ad abitarla e la sua storia l'ha portata a crescere senza invadere troppo i territori naturalistici che oggi la rendono unica e affascinante. Città piccola a sufficienza per poterla girare a piedi, per tornare a casa nell'ora dei pasti o per incontrare gli amici la sera.
Speculazioni edilizie ci sono però state, alcune anche pesanti. Alcune antiche, come la distruzione del quartiere di San Benedetto, con le villette Liberty per far spazio ai palazzoni anonimi, o come il recente scempio fatto alla spiaggia del Poetto per sciatteria tecnico-amministrativa. Fatto sta che, nonostante tutto, oggi mi ritrovo a vivere in una città veramente a misura d'uomo e me ne stupisco ogni giorno. Fatto sta che ancora oggi i fenicotteri rosa continuano a vivere stabilmente a pochi passi da casa mia e a viaggiare in formazione a V nei voli notturni di trasferimento tra una laguna e l'altra. Forse per caso, sicuramente per fortuna. Dunque, io ringrazio ancora i due attori, Laura Caparrotti e Francesco Campani. Ecco, prima di parlarvi del libro, ringrazio Stefano Albertini tantissimo, poi dopo vi parlerò del libro, ma abbiamo pensato così con gli attori, siccome loro leggeranno alcuni brani di scrittori italiani, sono brani molto brevi, sulle città dove abitano questi scrittori. Io ogni volta dirò il nome della città e il nome dello scrittore che appunto ho interrogato nel libro. Soltanto in tre casi dovrò ripetere la domanda che ho fatto nel libro, perché sennò altrimenti non si capisce tanto quello che loro leggono. Allora direi di cominciare con Palermo, si comincia con Palermo, quindi Palermo, Josué Calaciura. Le periferie sono i luoghi dei consumi rituali di massa, ma la periferia è anche una sorta di zona franca culturale. È dove ciascuno ha le maggiori possibilità, libertà, di autorappresentarsi. Fisionomie, look, gerghi e persino architetture spingono verso l'estremo. In periferia sembra che il mondo non abbia ancora finito di inventarsi o di perdersi. C'è qualcosa di così globale, inarrestabile, ingovernabile, che sfugge alle categorie della politica e delle interpretazioni. Nella periferia palermitana, per esempio, si confrontano culture che sembrano inconciliabili. C'è la prima generazione, figlia della diaspora del centro storico, legata all'identità di borgata o di mandamento. Borgonuovo, Cep, Brancaccio sono organizzati secondo le identità di provenienza, ripropongono appartenenze solo topograficamente spezzate. Ci sono i figli, così identici ai figli di ogni periferia italiana, che hanno già metabolizzato i riti del postmoderno, rifiutano il passato e non hanno fiducia nel futuro. Chiedono denaro e la violenza non rappresenta un limite. Sono spesso pronti al salto nella criminalità organizzata che garantisce solidità e identità. Infine ci sono gli extracomunitari, rifiutati dai padri e dai figli per non condividere la stessa rappresentazione sociale. Nelle periferie lo scontro tra le culture sembra sempre più prossimo alla deflagrazione. È il luogo dal quale fuggire a ogni costo. Una spinta centripeta verso altri consumi di massa che nei centri della metropoli diventano culturali, offrendo nuove autorappresentazioni. Adesso ci spostiamo nell'estremo nord-est, quindi Trieste, Mauro Kovacic. Sarebbe assurdo negare l'eredità asburgica di Trieste, però bisogna anche tener conto della sua fisionomia doppia. È uno sforzo minimo, basta viverla e non pensarla come oggetto letterario. Accanto alla Trieste aristocratica, dei palazzi neoclassici, dei caffè, è sempre esistita una Trieste più calda, legata al mare, ai commerci, al porto. Una città con un forte vitalismo e un'inguaribile componente edonistica. I triestini vanno ad abbronzarsi sul lungomare di Barcola da marzo a novembre. È gente patita del corpo, gente che ama spendere, che ama godersi la vita. Ecco, anche questa faccia più pop è importante per cogliere appieno l'identità di Trieste, eppure non ha mai fatto letteratura. In questa faccia c'è disincanto verso l'efficientismo e le manie iperproduttive del nord,
un disincanto che, e questo sì, è profondamente mitteleuropeo, che viene un po' dai Balcani e un po' da boemi e ungheresi. Ora dovrò fare la domanda. Bari, Andrea Piva. La domanda d'obbligo: per il 99% degli italiani Bari coincide con Lino Banfi. Recentemente Gigi Proietti ha dichiarato che il dialetto italiano più comico è il barese. È dura per uno nato a Bari liberarsi da una maledizione del genere e ad esempio tentare di raccontare il tragico attraverso quella lingua, attraverso quella cadenza. Beh, questo per me è un discorso un po' folle dal punto di vista di un barese, perché dici bene quando dici che il 99% degli italiani pensa che a Bari si parli la lingua di Lino Banfi. Ma il punto è che il pure a suo tempo assolutamente enorme caratterista, davvero a suo modo un puro genio comico, non è di Bari e non parla barese. La cosa che ti dicono tutti quando confessi di essere barese è: oh, sei di Beri! Quando a Bari nessuno pronuncia la A in quel modo. La lingua di Lino sta al barese come il ciociaro sta al romanesco. Sono due cose completamente diverse. Quindi, dal mio punto di vista, no, raccontare il tragico attraverso quella lingua non è difficile nella pratica, dato che il vero barese ha delle corde drammatiche straordinariamente asciutte e potenti. Bologna, e stavolta ho intervistato uno scrittore, voglio sottolinearlo, che non è di Bologna, Marcello Fois, che è sardo, ma vive a Bologna da 30 anni, perché l'ho fatto proprio volutamente, contro ogni retorica delle radici, perché secondo me le radici sono una cosa che uno si sceglie nelle vita, le radici non hanno niente a che fare con il sangue e con l'etnia. Dunque, Bologna, Marcello Fois. Il Medioevo a Bologna è una sorta di messa in piega che a partire dai primi del Novecento, grazie ad Alfonso Rubiani, ne ha ricreato, qualche volta con licenze poetiche, l'allure. Una base originale qualche volta è stato innestato un gusto medievalista tutt'altro che originale. Tuttavia, la magnificenza di questa città persiste, anzi migliora col tempo. Bologna è segreta e, al contrario di quanto si crede, discretissima. I giardini nascosti tra i palazzi sono una meraviglia per pochi eletti. Al di là del Grand Tour, Bologna ha avuto l'accortezza di sfuggire alle rotte dei tour operator che hanno rovinato meraviglie come Firenze e Venezia. Allora, prima con quel signore parlavamo di Marinetti e adesso io faccio la domanda. Si parla di Venezia e a rispondermi lo scrittore Gianfranco Bettin. E la domanda è questa: i futuristi volevano bruciare Venezia, tu che ne pensi? Sì, volevano bruciarla per poterla guarire, ma appunto i futuristi erano superbi e sciocchi. Anzi, poiché la superbia c'è almeno un fumus di grandezza, erano solo boriosi e sciocchi. Non avevano capito niente, neanche di Venezia. Se qualcuno cerca una location per la propria tristezza, come cantava Aznavour, può ben trovarla a Venezia, luna o no, ma è un problema suo. Venezia non è triste, è una città in duro contrasto con l'epoca, ma è viva, tosta, alle prese con problemi di sopravvivenza fisico-chimica, ma anche di amministrazione, di reinvestimento di grandi risorse sociali, culturali, industriali. Di solito invece se ne straparla in chiave decadente. E tuttavia, come ha scritto una volta Massimo Cacciari, un solo istante nel silenzio di Venezia può affondare la prepotenza della chiacchiera che intorno a lei di continuo rimonta. Napoli, Valeria Parrella, in realtà su 23 scrittori ci sono solo due scrittrici. Mi dispiace, ma è un fatto anche casuale. In qualche caso, come per Genova, ho cercato Rossana Campo, ma in quel momento non poteva rispondermi, e quindi è anche un fatto di casualità. Comunque, Napoli, Valeria Parrella. Napoli è tragica, lo è profondamente.
Ce l'ha fatto vedere Anna Maria Ortese, ce lo fanno vedere Mardone, Capuano. Certo, oggi deve essere raccontata di nuovo. Dopo che la Ortese e Raffaele La Capria, dopo la guerra, le hanno rappresentato lo sfacelo e poi ne sono fuggiti. Io, per i miei personaggi, cerco una surrealtà interna, tipo L'Iguana, il romanzo della Ortese, che uscì negli anni 60, su una misteriosa donna rettile, che era al tempo stesso mostruosa, apparente incarnazione del male, ma in realtà vittima sventurata. Ora ci spostiamo a Roma, la mia città, e a rispondere alle mie domande è stato Edoardo Albinati. Soprattutto da ragazzo, io sono stato molto diffidente verso Roma, città pigra e corrotta. Non sopportavo il suo tono nasale, andreottiano, fintamente conciliante, ma freddo. La dominante credo sia rimasta la stessa. I cambiamenti vengono riassorbiti, gli spigoli smussati, e tutto ciò che si frappone come ostacolo al lavorio del tempo o dell'intrigo prima o poi si sfragna in polverina. Proprio per questo i mutamenti ci sono, e come, ma diventano quasi inavvertibili. Dentro questa incessante ruminazione, Roma è una città erbivora, tritura, coi molari. Gli stacchi netti, anche quando ci sono, non vengono registrati. Prendiamo ad esempio la moda. La moda a Roma non esiste. Purtroppo, per fortuna, si è sempre un po' arretrati, disinformati. Certi personaggi non attecchiscono. L'originalità è accolta da folate di scetticismo. Torino, Giuseppe Culicchia. Le nostre città stanno seguendo più o meno consapevolmente il modello Las Vegas. Non è una prerogativa italiana, sta di fatto che nell'epoca post-industriale si cerca di trasformare le città in luoghi di intrattenimento più o meno culturale, così da attirare investimenti e turisti e creare nuovi posti di lavoro dopo la crisi dell'industria e le successive ondate di delocalizzazione in Romania, Cina, Brasile, Polonia, eccetera. In Europa il modello è Bilbao, assunta meta del turismo di massa dopo l'edificazione del Museo d'Arte Contemporanea a forma di balena, progettato da Franco Gehry. Così, dopo Londra, anche Berlino si sta dotando di una ruota panoramica con numeri da record e a livello locale impazzano fenomeni come quello della notte bianca e simili. Il tutto si diffonde fin nelle più remote realtà provinciali, magari sotto forma di palio, ogni piccolo centro per averne uno di tradizione medievale o di rassegna culturale. Ecco dunque nuovi premi letterari, nuove mostre d'arte, nuove rassegne gastronomiche. Se non ci sono le tradizioni, basta inventarle. Genova, mi ha risposto Bruno Morchio, che è uno scrittore di genere, cioè un autore di gialli e di noir che sono ambientati a Genova. Il mio protagonista, Baci Pagano, rispecchia, credo, l'animo dei genovesi, il loro carattere chiuso ma anche alieno da ipocrisie, poi l'inclinazione all'essenziale e alla frugalità sia di cose che di parole. Anche sulla chiusura dei genovesi avrei da ridire. Genova è una città marinara, portuale, industriale. L'altro le ha sempre portato ricchezza e benessere, non è mai stato vissuto come una minaccia. La paura è un problema delle culture contadine, non appartiene al nostro DNA. Nei Carrugi convivono in pace pesto e kebab, classi e popolazioni differenti, e almeno fino ad oggi ogni tentativo di scatenare guerre razziali e di religione è clamorosamente fallito. Pescara, forse l'autore più giovane, appena ha poco più di 30 anni, ed è Giovanni De Jacobo. Sì. Pescara manca di un'identità ben definita. Questo è un male per molti versi e un bene per altri. Mi spiego. Su Pescara non pesa la sua storia, non è soffocata da una sua monolitica tradizione. Pescara è una città giovane, moderna, caratterizzata dalla velocità, dai tempi dei bolidi della Coppa Acerbo.
Il non avere un'identità cristallizzata le ha consentito di manifestare spesso un interesse e una curiosità verso il moderno, verso il nuovo, che non sempre si declina però in apertura al nuovo. Mi riferisco allo straordinario bosco e sottobosco culturale pescarese, composto da oltre 200 associazioni culturali, decine e decine di band musicali di ogni genere, davvero ogni genere, una ventina di compagnie di teatro e danza, gallerie d'arte e librerie attivissime. Per carità, la qualità di ciò che viene offerto è in molti casi dilettantistica, ma la dice lunga sul dinamismo e sulla creatività di questa città. Dinamismo mortificato dall'altro lato della medaglia. La mancanza di una chiara identità, di una linea guida nello sviluppo della città. Puntare sulla cultura e il turismo o restare gelosi della grigia tranquillità della città di provincia? Rimasticare in eterno le tradizioni locali o puntare a un'apertura all'Europa? Rispetto a questo passo del gambero, preferisco lo sfrecciare delle vecchie Bugatti. Pescara hanno provato a raccontarle a molti, da Pazienza alla Balestra, perché in fin dei conti è sempre stata la Twin Peaks adriatica. Nel senso che, per quanto piccola, provinciale, eccetera, ha sempre avuto un po' di tutto, ogni tipo di etnia. Oggi abbiamo rappresentanti di ben 121 paesi. E ogni tipo di subcultura giovanile, dai punk della Balestra ai fricchettoni di Pazienza, ai fighettini, ai nazischina, ai dark, ai ravers, e un mare di schegge impazzite, di soggetti e soggettoni fuori dagli schemi e fuori di testa, sui quali non puoi non scrivere qualcosa. Diciamo che Pescara ha sempre avuto, a parità di popolazione, una percentuale incredibilmente alta di personaggi da romanzo, da fumetto, da film. Insomma, una vera Twin Peaks adriatica. Forse qualcuno di voi pensava di trasferirsi a Pescara. Dunque, il prossimo è Milano, dove...